Amici carissimi, dopo la solennità dell'ascensione di Gesù al cielo, dunque dopo questo ritrarsi di Gesù alla destra del Padre, ecco lo stendersi di Dio nella presenza silenziosa, invisibile, dello Spirito Santo. Chi è lo Spirito Santo? È la persona divina di cui si parla di meno, anche se tutti sbrodolandosi parlano di Spirito, Spirito, Spirito Santo. Lo Spirito Santo, San Tommaso lo definiva l'innominato, cioè colui che non ha un nome, perché non ha una funzione come il Padre, il Figlio. Lo Spirito Santo chi è allora? Lo Spirito Santo è come il respiro di Dio. Perché ci sia la vita ci vuole un respiro. Ecco, lo Spirito Santo è il respiro d'amore che consente a Dio di essere amore. E questo Spirito Santo è anche la relazione in sé fra il Padre e il Figlio. Il Padre è tale perché nella relazione e dall'eternità e per l'eternità genera il Figlio è tale perché dall'eternità e per l'eternità si riceve dal Padre, lo Spirito Santo è la relazione. Allora, lo Spirito Santo come respiro d'amore di Dio, come relazione di Dio e in Dio, lo Spirito Santo come anima della Chiesa. Senza lo Spirito Santo la Chiesa non sarebbe. La Chiesa, in quanto comunità e dunque corpo mistico di Cristo, è chiamato a rendere presente Cristo nel mondo, è tale perché riceve lo Spirito Santo. Ecco perché la missione vera e propria della Chiesa inizia dopo la Pentecoste. E in questa relazione della Trinità Dio ha voluto che si inserisse anche un mistero, il mistero della femminilità, che è Maria Santissima. C'è il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo e c'è Maria Santissima. Su di lei scende lo Spirito Santo al momento dell'Annunciazione, quando Maria pronuncia il suo Fiat, il suo Eccomi, il suo Sì, ed è Maria che dopo aver generato il corpo fisico di Cristo a Pentecoste con il dono dello Spirito genera il corpo mistico di Cristo. Qui è il rapporto fra lo Spirito Santo e Maria è fortissimo, come a dire lo Spirito Santo è un po' quella presenza d'amore materno nella comunità cristiana. È la maternità stessa di Dio, lo Spirito Santo, una maternità divina che genera continuamente figli a Dio in quanto costituisce i cristiani nella comunione della comunità. Celebrare la Pentecoste allora significa entrare nella logica di questo mistero, significa riscoprire l'anima della Chiesa, significa riscoprire la dimensione fondamentale del nostro essere cristiani, che
che è la spiritualità. Significa saper abitare la propria anima che ospita Dio per essere anima del mondo. E come lo spirito non si vede, come lo spirito non si sente, così dobbiamo essere cristiani, così deve essere la Chiesa. Questa presenza d'amore e di grazia che nel leggero sussurrare del silenzio d'amore va a lievitare il cuore del mondo. Possa allora lo Spirito Santo lasciarsi da noi incontrare, perché anche noi diventiamo il respiro d'amore di Dio nel mondo. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.